le poche buone leggi che abbiamo in difesa della natura, dei boschi, delle acque, degli animali e degli uccelli sono dovute solamente alle direttive e ai regolamenti della comunità europea e dell'Unione europea oggi. Anche per quanto riguarda l'agricoltura, l'agricoltura della politica agricola comunitaria impone all'Italia di avvicinarsi sempre di più a un'agricoltura legata all'ambiente e non solamente alla produzione. Credo che tutte queste cose ci diano a noi la grande sicurezza che la presenza dell'Unione europea sia per l'ambiente italiano, ma non solo italiano, un grandissimo aiuto e una grande risorsa. Per il futuro ci aspettiamo, dopo questa crisi economica, finanziaria, che l'Unione Europea possa sempre di più rafforzarsi, sempre di più inserirsi anche in termini politici in tutto il meccanismo comunitario e continui a mantenere questa linea molto virtuosa di tutela ambientale che ci ha fatto molto bene per quanto riguarda le leggi italiane.